Sabato 28 marzo, benvenuti alla prima edizione del TG4 di Telecupole, il telegiornale interregionale dedicato ai fatti e agli eventi del Piemonte e della Liguria di Ponente. Apriamo col tema del turismo congressuale in Piemonte. La presidente della giunta Bresso si è espressa sull'argomento evidenziando come il settore tenga nonostante la crisi in atto. Sentiamo. Il sistema fieristico e congressuale del Piemonte al momento non risente troppo della crisi, ma va comunque rinforzato. Questo in sintesi l'intervento che la presidente della regione Mercedes Bresso ha fatto al convegno sul fieristico congressuale che si è svolto presso l'auditorium della provincia di Torino. Bresso ha sottolineato l'importanza delle attività fieristiche in Piemonte che hanno a Torino la sede naturale grazie al patrimonio lasciato dalle Olimpiadi. Anche se in questo periodo di crisi c'è una flessione che ancora la nostra regione non sente, ha detto, speriamo di superare il trend economico generale negativo per continuare a crescere. La presidente Bresso ha rivolto un invito a rafforzare il sistema fieristico mettendo insieme le potenzialità presenti grazie agli enormi sforzi fatti finora e ad affrontare insieme fiere e congressi, i cui sistemi hanno spesso aspetti comuni e caratteristiche idonee e a innescare una crescita economica. Al congresso hanno partecipato numerosi esperti, oltre agli assessori Luigi Ricca della Regione e Alessandro Altamura del Comune di Torino. Ricca ha ricordato come le fiere rappresentino uno strumento di promozione commerciale per le imprese, indispensabile per la crescita e per renderle internazionali, ma anche una componente attiva per la valorizzazione del territorio dal punto di vista culturale, turistico ed economico. Apriamo un'ampia pagina di cronaca. Un motociclista ha perso la vita ieri sera sul rettilineo tra Feriolo e Gravellona Toce nel Verbano, finendo in velocità contro un grosso autocarro. Salvatore Di Nubila, 41 anni, sposato con due figli di 15 e 10 anni, residente a Stresa, provenendo in moto da Gravellona in direzione Feriolo, si è schiantato contro l'autocarro che stava per immettersi nel parcheggio da una pizzeria. Scaraventato a distanza è deceduto sul colpo. Cronaca ad Alcunese, l'auto è uscita di strada a pochi chilometri da Prato Nevoso in direzione dell'abitato di Frabosa Sottana. Un urto violento contro un albero, un giovane di Villanova Mondovì è rimasto ferito e trasportato d'urgenza all'ospedale Monregalese, illesi gli altri due ragazzi a bordo dell'auto. Sul posto sono poi intervenuti i carabinieri di Frabosa, i vigili del fuoco di Mondovì e il personale del 118. E ancora un elicottero del 118 e uno dei vigili del fuoco sono intervenuti nel pomeriggio di ieri per prestare soccorso a due turisti tedeschi, marito e moglie, dopo che la donna era precipitata in un dirupo sulle pendici del Monte Giove, siamo nell'Alto Piemonte. Ancora l'allarme lo aveva lanciato il marito con il cellulare. Recuperata dal velivolo, la donna, 48 anni, è stata ricoverata in ospedale a Verbania con fratture e ferite guaribili in una sessantina di giorni. Sta per partire un importante progetto di comunicazione che coinciderà con un'altra svolta importante per il Piemonte, cioè il passaggio dall'analogico al digitale terrestre. Che cosa consisterà questo progetto e i cittadini di cosa usufruiranno di nuovo? Usufruiranno di un'infrastruttura e di contenuti che verranno veicolati su questa infrastruttura via web, cioè via internet o via TV digitale, di contenuti di pubblica utilità su tre campi, cominciamo da tre sperimentazioni, sugli sport minori che non accedono a normale, diciamo, palinsesto televisivo, su programmi contenuti relativi alle iniziative di innovazione e di ricerca piemontesi e sulla grande questione della rinnovabilità delle risorse energetiche e della sostenibilità, che per noi è una delle questioni di investimento strategico per il futuro. E su questo useremo la rete e la piattaforma del digitale terrestre per veicolare contenuti di pubblica utilità che accompagnino sia le imprese che beneficiano dei bandi europei, sia i cittadini che si vogliono informare sulle opportunità e le realizzazioni che in Piemonte si stanno costruendo. Ecco, voi punterete soprattutto anche, come lei ha detto, sulle energie rinnovabili. Perché? Perché riteniamo che la questione delle energie rinnovabili sia una questione di pubblico interesse per l'ambiente, perché vuol dire usare in maniera più intelligente le risorse, per l'economia, perché è uno spazio di crescita molto importante, e per costruire uno scenario economico di uscita dalla crisi che prefiguri dei nuovi ambiti di attività per la nostra economia, per il nostro lavoro, per il futuro anche dei nostri giovani, che non sia legato alle attività tradizionali del nostro territorio.
E dalle nuove tecnologie torniamo subito alla cronaca. Un elicottero dei carabinieri e pattuglie dell'arma sono state mobilitate per soccorrere un uomo di 50 anni di Quigliano, nel Savonese, che ieri pomeriggio aveva minacciato di togliersi la vita dopo una delusione d'amore. Dopo aver avvertito l'ex fidanzata, l'uomo ha ingerito una massiccia dose di psicofarmaci. I carabinieri, subito allertati, lo hanno trovato in stato confusionale nei pressi della sua auto, sullo sterrato tra Roviasca ed Altare, nell'entroterra di Quigliano. A bordo dell'auto sono state trovate anche le scatole di psicofarmaci che aveva appena ingerito. Cambiamo argomento. Il presidente di TRM, la società incaricata di gestire il futuro termovalorizzatore di Torino, si è dimesso. Ha comunicato al consiglio d'amministrazione che gli ha chiesto di proseguire il suo incarico. Vallone ha ribadito la sua intenzione di lasciare, ritenendo tuttavia di formalizzare la sua decisione alla prossima assemblea dei soci. Pochi giorni fa il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso della società seconda nella gara d'appalto per la costruzione dell'impianto. Un appello alla Regione Piemonte perché legiferi al più presto incentivi e sgravi per i comuni dove si privilegia il recupero di vecchi fabbricati e si evitano nuove costruzioni. L'idea è stata lanciata a Palazzo Cisterna dal presidente della provincia di Torino, Saitta, durante la presentazione della ricerca sulle trasformazioni territoriali e il consumo del suolo negli ultimi 20 anni. Dal 1990 al 2006, infatti, in provincia di Torino sono stati consumati 7.500 ettari di suolo, l'equivalente di una grande città come Torino. Un consumo enorme, per di più slegato dall'andamento della popolazione, stabile o addirittura in decrescita. Conoscere esattamente non solo in che quantità è avvenuta sul territorio la cementificazione, ma anche la qualità e la compatibilità di questo consumo è indispensabile per governare lo sviluppo e dare regole certe. I dati sono contenuti nell'indagine Trasformazioni territoriali della provincia di Torino, secondo volume della collana Quaderni del territorio pubblicata dalla provincia, che raccoglie e sintetizza il lavoro dell'osservatorio provinciale sulle trasformazioni territoriali e demografiche, avvalendosi di dati puntuali e cartografia a partire dal 1820. L'indagine analizza in dettaglio il consumo di suoli fertili e, area per area, le dinamiche di cementificazione nell'area metropolitana, nel Canavese, nel Carmagnolese, nel Chivassese, nelle Poreviese, nell'area Lanzo-Cirié, nel Pinerolese e in Val di Susa, mettendo in evidenza anche il cosiddetto fenomeno di dispersione urbana della popolazione. Luca Marcalli, presidente della Società Meteo Italiana, ha sottolineato che il lavoro conoscitivo che la provincia sta portando avanti da anni per la quantificazione del consumo del suolo è di importanza basilare. Su questa base chiunque, dal legislatore al cittadino, potrà riflettere e agire responsabilmente, ci si augura con incisiva rapidità. Apriamo la pagina della politica. Il Partito Democratico Piemontese vorrebbe Piero Fassino capolista nella circoscrizione elettorale del Nord-Ovest alle europee di giugno e al contempo ribadisce che la rielezione di Gianluca Susta è una priorità. Quanto emerge dalla direzione regionale presieduta a Torino dal segretario Gianfranco Morgando, per quanto riguarda il capolista non è stato fatto il nome di Fassino, ma l'identikit corrisponde a quello dell'ex segretario dei DS. E l'appello di Sergio Chiamparino a far fronte comune contro la crisi è quantomeno inopportuno, lo afferma Roberto Ravello, capogruppo di ANPDL al Consiglio Comunale di Torino. Le forze d'opposizione, spiega, non hanno certo bisogno degli inviti di Chiamparino per operare nell'interesse dei torinesi. Semmai, aggiunge, siamo noi a rivolgere al sindaco, campione italiano di debito, l'invito a rivedere il bilancio di quest'anno secondo le vere priorità dei torinesi. Cambiamo argomento, torniamo in Liguria. La Regione Liguria ha approvato lo schema di convenzione con il Piemonte e l'autorità portuale di Savona per la realizzazione della vetrina delle eccellenze liguri e piemontesi presso il terminal crociere di Savona. La somma che le due regioni metteranno complessivamente a disposizione per l'iniziativa si aggira sui 60.000 euro da utilizzare per l'allestimento dei locali, il lancio promozionale dell'iniziativa e l'organizzazione di eventi collaterali. La vetrina delle eccellenze offrirà ai circa 700.000 croceristi che annualmente transitano al Pala Crociere di Savona la possibilità di conoscere e acquistare prodotti di qualità del Piemonte e della Liguria. Primavera, tempo di eventi, torna un evento assolutamente classico, la festa del vino da bere alla Cantina Clavesana, sabato 28 e domenica 29 marzo, sarà un abbinamento riuscito tra arte, cultura e buon vino, ovviamente il Dogliani 2008. Sì, credo che dopo un inverno lungo, nevoso e freddo, come quello di quest'anno, faccia piacere tuffarsi nella primavera. E imbottigliare il vino è uno di questi eventi. Noi lo proponiamo nella nostra cantina, sarà visitata da tante famiglie e nella quale andremo a proporre questo dolcetto di Dogliani annata 2008. Ci sono due momenti, uno più culturale il sabato e quello più visitativo, insomma, di degustazione la domenica. È vero, sabato avremo una mostra del pittore monregalese Marcellino Massari. E poi domenica la solita visita alla cantina dove andremo a proporre il dolcetto di Dogliani 2008. Ci sarà
un complesso della Val Camonica, i Cugini di Montagna, e poi la Corale di Clavesana Frised Langa. Proponiamo a tante famiglie che vogliono venirci a trovare poi l'assaggio di questo vino. È una buona annata, leggermente inferiore come grado alcolico, ma questo è soltanto un aspetto positivo che il consumatore ci richiedeva. Abbiamo avuto delle annate in cui la natura ci ha dotato di un grado alcolico elevato. Di solito il dolcetto, essendo un vino da bere, da consumare tutti i giorni, ha una necessità non così estrema. Quello dell'annata 2008 è un ottimo dolcetto, mezzo grado in meno, quindi capace di soddisfare comunque la nostra clientela.